Allora, amici, guardate, io ve lo garantisco, non si potrebbe fare una serata così senza avere gli sponsor giusti. Noi lo sponsor giusto ce l'abbiamo, godetevelo, guardate che spettacolo, ragazzi. Su mediashopping.it scopri i prodotti più amati per riconquistare e mantenere una splendida forma fisica. Buonasera. Scusa, ma invece che spegnere la musica non possiamo spegnere sto coso qua? Sì, allora buonasera. Allora, togli, abbassa. Sì, togliamo, grazie. Ok. Ciao Giampaolo. No, mi chiamo Giampiero. Allora, signore, c'è rimasto male. Sono simili, ma non sono la stessa cosa. Non so se ha notato la differenza, vede? Lui ha un po' di barbuccia, lei ha il pizzo e sono fatti così. Sono ragazze, sono questi qua. Allora, buonasera a tutti, mi presento, sono Alan di Media Shopping. Sono veramente emozionatissima di stare qua su questo palco. Lui lo conoscete tutti, ha fatto Colorado, sì, vabbè, Zelig, Colpo Grosso, l'Isola dei Famosi. Ha fatto tantissime cose, sì. Un bel applauso per Giampaolo Perone. Non seguitelo, è cretino. Giampiero. Ma partiamo subito, Giampaolo, sì. Allora, Giampaolo, quante volte sei arrivato a casa e tua moglie ti ha detto: sei brutto, sei basso e sei senza capelli? Mai. Sempre. Ma che sei? Succede sempre, Giampaolo. Ma non è vero. Succede sempre, Giampaolo. Ma oggi, con questo attrezzo rivoluzionario, questo qua, e dico davvero rivoluzionario, arriveremo ad avere un fisico davvero incredibile, degli addominali scolpiti come quelli di Marco Columbro, ad esempio. Ma che Marco Columbro? Quello è quasi morto. Che Marco Columbro? Marco Columbro non è morto perché usava AB Cap 41 Pro. Questa baracca qua. Ok, ok. Che culo, Giampaolo. Allora, Giampaolo. Sì, Giampiero. Ci hanno scritto tante persone, sì, che l'attrezzo è un po' caro. Aia. Ci sono arrivate tante mail, però in effetti devo essere onesta, l'attrezzo è un po' caro. È un po' caruccio. Però se pensate, come diceva Rocky Balboa nel suo ultimo film, come diceva? Custa l'un calcusta, vive la Valdeusta. Rocky Balboa diceva. Rocky Balboa, così. Con questo attrezzo, signori, con questo attrezzo. Ma sicuro che non era Macario? Perché Rocky Balboa diceva: custa l'un calcusta, vive la Valdeusta. Sì, perché noi abbiamo un po' una parentela, siamo un po' di fuori. Ma lei è sicuro di essere proprio di New York, New York? Allora, le spiego. Mio fratello, sì, è un po' di periferia. Tipo? Settimo newyorkese. Ma che settimo newyorkese? Vada avanti con questo coso. Allora, Giampaolo, come funziona? Come funziona? Vediamo. Come funziona? Che cazzo ne so io, se non lo sa lei. Scusa. Allora, ok, va bene. Come funziona, Giampaolo? Allora, innanzitutto vedete le mie vallette come stanno. Arriverete ad avere un fisico, Giampaolo. Sì. È che mi sono... È la che medusa. Non ho portato... Vuole mettermi lei il cordino? Sì, no, guardi, lasci perdere il cordino, lo lasci stare lì, ci dica come funziona sto coso. Giampaolo, ma veniamo a noi, Giampaolo. Sì. Allora, utilizzando questo strumento, sì, per 20 giorni, per 20 minuti al giorno, okay, ogni 20 giorni, per 20 giorni, per 20 minuti al giorno, arriveremo... Adesso abbia pazienza, se ce lo può ripetere un attimo che non abbiamo capito. Allora, questo attrezzo per 20 giorni, 20 minuti al giorno, ogni 20 giorni, 20 minuti al giorno per 20 giorni. Che cazzo bisogna avere? La laurea in fisica nucleare per usare sto catorcio qua. Ok, Giampaolo. Allora, arriveremo ad avere un fisico, Giampaolo. Sì? Facciamo un esempio di bella donna italiana, dai, una bella donna, la più bella che avete in Italia. Belen. Ma no, più bella, Iva Zanicchi, ecco, Iva Zanicchi. No, allora, abbia pazienza, ma perché Iva Zanicchi è più bella di Belen? Perché è Belen più Iva. Spiegatevela, okay, a settori. Giampaolo. Sì. Allora, guardiamo come funziona questo attrezzo. Prego. Giampaolo, ma quante volte sei arrivato a casa, sì, e tua moglie guardandoti gli è venuta voglia di morire? Ma mai, mai. Sempre, Giampaolo. Ma che sempre? Giampaolo, quante volte sei andato al supermercato e i pensionati si sono avvicinati a te per bussare sul cocomero per sentire se era maturo? Ma mai. Sempre, Giampaolo. Ma sempre? Ma con questo attrezzo rivoluzionario non succederà più. Come funziona? Allora, questo attrezzo, Giampaolo, funziona in questo modo. Allora, ci avviciniamo, sì, lo tiri verso di te,
Ok. Ma cos'è un portapacchi? Scusi. No, allora guarda. Così funziona sto qua. Ci sono diversi utilizzi. Vuoi fare altri muscoli? Sì. Ok. Allora, Gianpaolo, guarda bene, guarda come il nostro amico a casa. Vai. Devi fare come me, Gianpaolo. Ok, guarda. Andiamo in questo movimento, vedi? Andiamo ad allenare. Ecco. Tricipiti, paciupete, quattrupete, paciupete. Non abbiamo capito i muscoli, quattrupiti? Allora, andiamo a lavorare su quattripiti, ciupete, cipete, ciopete. Sì, cric e croc. Ma che cazzo di braccia c'ha lei? Cosa c'ha? I criceti là dentro. Se poi lo vogliamo fare in questa posizione, ecco. Guardi, andiamo a lavorare nella zona della Lombardia. Sì, della Lombardia. Ok. Della Valtellina anche. Nella zona della Lombardia. Ok, sì. Se no facciamo i deltoidi, gli sfonoidi, linfonodi, facciamo tutto sì. Quello che vuole. Allora, Gianpaolo, vuole provare l'attrezzo? Dai Gianpaolo, dai Gianpaolo, sì, dai. Io lo provo, allora, ma guardi, scusate, io... non vorrei che ci fosse la fregatura qua. No, io la guardi, l'assisto io, glielo garantisco. Mi assiste lei? Certamente. Non è che Gianpaolo. Mi possono assistere loro magari che... Ma guardi, no. Lo faccio volentieri. Lei sì, ma io non tanto. Allora, Gianpaolo. Quindi io adesso giro l'attrezzo, sì, e andiamo a operare sui PC, PT. Allora Gianpaolo, facciamo vedere agli amici a casa. Facciamo vedere. Allora Gianpaolo. Non è una fregatura. Assolutamente no Gianpaolo. Amici, okay. Se volete... Ok allora, Gianpaolo, andiamo. Lei sta qua? Ah, perché non sarà una fregatura, ma tranquillo non sono proprio, signora. Nel senso che non vorrei che lo sfondoide poi dopo si... Vada, Gianpaolo. Vado? Ok. Frici. Vada giù, Gianpaolo. Allora! Gianpaolo, però si deve rilassare. Non è una fregatura, ma è un'inculata, scusi, no, allora. No, Gianpaolo, questo Gianpaolo, sta vicina. No. Faccia vedere agli amici a casa che quali muscoli lavorano, su. Ma io non ho capito quali muscoli lavorano. Qua allora, non vedo lavorare Gianpaolo, niente, ma giù, qua andiamo c'è giù, un... andiamo giù, prendiamo l'attrezzo. Sì, prendiamo l'attrezzo. Ok, in questo modo, fermo così... Sì. Stanno lavorando i deltaplani, sì. I ciappeti e cippeti, sì. I quadritraperi. Sì, i, okay. I quaccheri. Ora tiri su. Sì. E in questo momento sente la fascia dell'andromadoma e il petto coscia. Petto coscia. Ma che petto coscia? Ma che sono un pollo, un tacchino? Petto coscia. Non lo scoscia. Peccato tutto petto. Allora, Gianpaolo. Senta, io più che sentir questo... lavorare gli andromachi, allora, mi sento un po' un pirla. Non so se ha presente. Gianpaolo. Sì. Quante volte... Sei arrivato a casa, hai fatto retromarcia con la tua macchina, hai grattato lo specchietto e tua moglie non te l'ha data. Quante questo è successo, non me l'ha successo, data per successo. Un sacco di tempo. Con questo attrezzo, Gianpaolo, non succederà più. Cioè, con questo attrezzo mia moglie me la dà. No, fai retromarcia e non gratti lo specchietto. Ma va a cagare. E ricordiamo gli amici di Media Shopping, sigla! Sigla, salutiamo l'amico di Media Shopping, arrivederci. Arrivederci anche a voi, signorine.